In questa video lezione parliamo della vita religiosa, delle nuove forme di educazione che sorgono e in particolare della predicazione messa in atto dagli ordini mendicanti. La vita religiosa è sicuramente una componente essenziale, della vita nella civiltà comunale, appunto nel basso medioevo. Infatti, nei secoli XII e XIII il pensiero teologico è caratterizzato dalle grandi riflessioni sui grandi problemi dell'uomo, sui rapporti dell'uomo con Dio. Ricordiamo Sant'Anselmo d'Aosta, Abelardo, San Tommaso d'Aquino. La filosofia di San Tommaso sistematizza tutto il sapere nella Summa, che è una sorta di sintesi che tende a comporre tutte le tensioni intellettuali che erano presenti appunto alla sua epoca. Infatti, accanto alla corrente filosofica, che possiamo chiamare razionalistica, è forte anche un'altra corrente nel pensiero cristiano, che è quella mistica, porta l'uomo a rinunciare, a penetrare con la ragione il problema della fede e esorta l'uomo ad abbandonarsi a Dio con uno slancio d'amore che si risolve nell'amore per le sue creature, insomma, una sorta di rinuncia alla spiegazione di ogni cosa mediante la ragione. Un altro aspetto della religiosità dei secoli XII e XIII è dato dai movimenti riformatori. Questi movimenti talvolta si incanalano nel solco dell'ortodossia e dell'obbedienza alla Chiesa, ma talvolta invece rompono con le autorità ecclesiastiche e imboccano la via dell'eresia. Il problema dei movimenti ereticali è un grosso problema di quest'epoca perché si diffondono in ogni paese d'Europa. In particolare, molto significativi sono stati i catari che mettono in discussione i dogmi, le verità di fede, il magistero della Chiesa e dei concili. Tutti questi movimenti ereticali esprimono l'aspirazione ad una restaurazione integrale del primitivo spirito cristiano, condannano le ricchezze, ripropongono come stato di perfezione, la povertà assoluta descritta dal Vangelo, quella di Gesù, dei suoi discepoli. In particolare i catari erano, catari significa puri, alla lettera, erano convinti che il mondo fosse dominato da una lotta eterna tra il bene e il male, accentuavano il dualismo in maniera estrema e ritenevano che appunto bene e male, quindi spirito e materia, tutto ciò che è spirito è bene, tutto ciò che è materia è male. E a loro giudizio lo Stato rappresenta il male, la costrizione della libertà interiore. E anche la Chiesa, con le sue cerimonie così pompose, con la ricchezza, con le gerarchie, la Chiesa come istituzione. E anche con i suoi dogmi, proprio la Chiesa, per loro era, una materializzazione del male e quindi, erano contrari alla Chiesa. I catari avevano il loro centro ad Albi, nella Francia meridionale, e dal nome di questa città deriva la parola albigesi, con cui venivano anche chiamati. La Chiesa cercò più volte di ottenere la loro conversione, fino a quando, non riuscendoci in nessuna maniera, Innocenzo III decise di bandire contro di loro, contro gli albigesi, una vera e propria crociata.
E purtroppo si è risolta in qualcosa di devastante perché i crociati misero il paese a ferro e fuoco, sterminarono Catari, ma anche non Catari, e ridussero una delle più floride e civili regioni d'Europa in un deserto di rovine. Altri metodi inefficaci contro le eresie erano stati quelli dei monaci benedettini, cistercensi, perché i poveri si sentivano non compresi da questi monaci che vivevano così isolati nei loro monasteri. I benedettini e i cistercensi erano percepiti come estranei, inaccessibili, incapaci di comprendere le sofferenze e le privazioni della gente comune. Erano visti come persone strane che stavano chiuse nei loro conventi a pregare, a studiare. E quindi era diffusa tra la popolazione una mancanza di fiducia nei confronti degli ecclesiastici, per non parlare dell'atteggiamento nei confronti di quegli ecclesiastici che invece erano tutti presi da interessi mondani, certamente non potevano essere credibili per la gente comune che aveva bisogno magari di spiritualità pura o comunque aveva dei bisogni materiali, delle privazioni da affrontare. Ecco, però, la stessa esigenza di rinnovamento morale e spirituale che aveva animato appunto i movimenti reticali animò anche due grandi movimenti religiosi sorti all'inizio del XIII secolo, i domenicani e i francescani, sorti proprio nel periodo della crociata contro gli albigesi. Domenicani e francescani, come gli eretici albigesi, uscirono dai conventi e predicarono, agirono, si mossero in mezzo al popolo. L'unica differenza è che la loro predicazione non si volse contro l'ortodossia, cioè non cercarono di scardinare, di dimostrare la non validità della gerarchia ecclesiastica. Al contrario, cercarono di operare la riforma all'interno della Chiesa stessa. Domenico capì che i catari potevano essere sconfitti solo accogliendo le loro esigenze di un ritorno alla purezza, alla povertà evangelica. Perciò adottò per sé e per i suoi frati la più totale povertà. Invitò i suoi frati a predicare anche presso gli eretici e a contrastare con la parola e con l'esempio le dottrine eretiche. E anche Francesco non si allontanò dall'ortodossia, non si ribellò alla gerarchia ecclesiastica, per quanto avesse degli atteggiamenti un po' particolari, un po' radicali, caratterizzati dal disprezzo assoluto dei beni terreni, insomma, era un po' estremo Francesco, però non si allontanò dalle strutture gerarchiche della Chiesa e anzi cercò di attuare all'interno della Chiesa quella riforma che invece le sette radicali ricercavano fuori dalla Chiesa e contro di essa. Allora, Domenico si trovava in Provenza proprio durante la crociata contro gli albigesi e si impegnò con un piccolo drappello di compagni a convincere gli eretici con la parola e più ancora con l'esempio della sua vita. Rinunciò ad ogni ricchezza terrena e volle vivere di elemosina e si dedicò con tutto se stesso, anima e corpo, alla predicazione. Francesco era figlio di un ricco mercante di Assisi.
abbandonò la casa paterna nel 1206 e distribuì tutti i suoi beni ai poveri, quindi cominciò una vita di rinuncia, di povertà, e nel 1209 costituì la prima famiglia di fratelli. Questi laici, insieme a lui, conducevano un genere di vita che corrispondeva alla morale del Vangelo. Elemosinavano il pane e si impegnavano come braccianti a giornata nelle aziende agricole. Questo stile di vita ebbe un grande successo presso le popolazioni dell'Italia centrale. Le vocazioni di Domenico e di Francesco erano nate spontaneamente, così come erano nate tante iniziative eretiche. La differenza significativa è stata che la Chiesa non combatté questi frati mendicanti, anzi, li accolse nella sua organizzazione e trasse un grande beneficio facendo dei seguaci di Domenico e di Francesco due nuovi grandi ordini religiosi. Gli ordini mendicanti infatti esaudivano le aspirazioni della religiosità popolare. I domenicani e francescani rappresentavano un cristianesimo tutto spirituale, staccato dai beni del mondo, ma che comunque agiva nelle città, in mezzo alle folle, in mezzo alle turbolenze, predicavano in pubblico, facevano conoscere direttamente alla gente il Vangelo, leggevano, spiegavano i brani non più in latino, ma nei vari dialetti parlati dal popolo, i volgari. È molto interessante dal punto di vista della pedagogia osservare come i nuovi ordini mendicanti abbiano promosso una nuova forma di educazione per far fronte alla predicazione dei movimenti religiosi radicali. Allora, abbiamo visto che l'intenzione era quella da parte di tutta la Chiesa di arginare le eresie. Ecco, per arginare le eresie e dare nuova forza al messaggio evangelico originario, i domenicani e i francescani operarono inizialmente in mezzo al popolo, proprio per fornire alla gente semplice e senza cultura, attraverso la predicazione, un'educazione morale e religiosa. Allora, i domenicani si caratterizzarono per un approccio prevalentemente intellettuale alla fede, invece i francescani si caratterizzarono per una maggiore attenzione alla dimensione mistica. Tuttavia, entrambi, domenicani e francescani, si preoccuparono di raggiungere il popolo, di adattare il proprio linguaggio ai mezzi che il popolo poteva avere. E, a questo scopo recuperarono e svilupparono, beh, soprattutto questo lo fecero i francescani, forme di spettacolo e di religiosità popolare, come la musica e le sacre rappresentazioni. Perché in questo modo era più facile catturare l'attenzione della gente e favorire la comprensione del messaggio religioso.